Nuovo appuntamento con il TG della comunità di Primiero, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano il grande successo della gran festa del Desmontegar, con migliaia di persone che hanno seguito il corteo delle mucche di ritorno dall'alpeggio. Vi parleremo poi di un'iniziativa internazionale con gli chef di Primiero e ancora Manolo, che ha incontrato più di 400 giovani all'auditorium locale. Ma apriamo questo appuntamento con l'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, che ha inaugurato a quota 2163 metri il nuovo bivacco di Forcella col Dosé, realizzato dagli alpini di Cauria. Le nostre telecamere l'hanno seguito per voi. Con una solenne cerimonia in quota, presieduta dall'arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, è stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo bivacco a Forcella col Dosé, nel cuore del Lago Rai. Una struttura interamente in legno, realizzata dal gruppo Alpini di Cauria con il sostegno della provincia di Trento e delle amministrazioni locali. Monsignor Bressan, giunto di prima mattina nel Vanoi, ha raggiunto quota 2163 metri camminando per un'ora e mezza accompagnato dagli alpini. Raggiunta la Forcella, dove è stato costruito il bivacco, l'arcivescovo ha celebrato la Santa Messa con il decano di Primiero, Don Gianpietro Simeon, e il parroco del Vanoi, Don Nicola Belli. Successivamente, alla presenza di molte persone di tanti alpini, ha benedetto la struttura sulle note del coro Vanoi. Un bivacco ultimato nel mese di luglio, costato 60.000 euro, grazie al lavoro di molti volontari, che ha già visto più di 500 escursionisti ospiti nella nuova struttura. È un'espressione di grande apprezzamento alla montagna, di appoggio certamente a chi sulla montagna vuole incontrare la pace, incontrare la forza, incontrare anche il messaggio spirituale della montagna. Soprattutto io lo vedo come un momento di accoglienza, quello spirito di ospitalità che il cristianesimo ci ha sempre insegnato a saper disporre il nostro animo. E anche le strutture, ne erano sorte circa una cinquantina, vari ospizi nel Trentino, ora questo è ben diverso, è un bivacco di montagna, ma certo il significato è ancora quello, fra le rose e anche le spine della montagna, fra le difficoltà, il vento e la neve, ecco che qui si trova un luogo di pace e tranquillità dove si può prendere forza, stabilire l'amicizia, ripartire ancora per gli impegni quotidiani. Il bivacco ha una storia abbastanza lunga, perché da 2 anni e mezzo ormai avevamo pensato di fare questo lavoro, però non avevamo ancora trovato il posto giusto, quindi ci è voluto un bel po' di tempo, insomma, per trovare lo spazio perfetto vicino all'acqua. Ma per noi penso sia un punto di arrivo. Anche perché non è che un gruppo come il nostro, costituito da 105 persone tra veri alpini, diciamo soci, e aggregati, che comunque ci danno sempre una mano, una grande mano, e è stato un punto d'arrivo, abbiamo fatto una cosa che rimane, che tutti possono vedere. Ne abbiamo fatte altre, abbiamo sistemato il cimitero, abbiamo fatto dei musei, abbiamo fatto dei libri. Cioè, cerchiamo sempre di costruire, di fare qualcosa che rimanga, insomma, ecco. Cioè, nelle nostre possibilità, qui abbiamo avuto la mano forte anche dell'assessore Melarini, che dopo aver saputo del nostro progetto ci ha portato avanti, insomma, e ci ha dato una mano. È costata circa 60.000 euro, sempre aperto, fin dal primo giorno che l'abbiamo aperto, e abbiamo visto che già sul libro firme ci sono più di 500 firme, quindi vuol dire che e il bivacco funziona. Oggi è un momento di festa, oggi fra il resto è San Maurizio, quindi il patrono degli alpini. Ci troviamo con il gruppo di Cauria che ha edificato questo bellissimo bivacco. Qua gli alpini, anche a 2100 metri, sono presenti e lasciano il loro segno. Non solo lavorano per la solidarietà nella comunità, nel paese, verso le persone colpite, ma anche con la presenza attiva, proprio come abbiamo visto oggi. Ma gli alpini Trentino oggi siamo quasi 25.000, con soci alpini che hanno fatto il servizio militare nelle truppe alpine e amici degli alpini, soci aggregati.
Le attività degli alpini trentini sono tanti, questi quasi 25.000 alpini sono raggruppati in 270 gruppi sul nostro territorio provinciale. Quest'anno è stato un anno particolare per dalla Dunata Nazionale a Bolzano, che ci ha coinvolto in prima persona, ma anche per le tantissime manifestazioni che abbiamo fatto. L'Adamello, che quest'anno abbiamo voluto consegnare proprio la luce della pace dell'Adamello, consegnata dal nostro arcivescovo Monsignor Bressan ai rappresentanti delle delegazioni straniere, proprio per riaffermare i valori della pace. Progetti futuri. Ce ne sono tanti, ogni gruppo ha la propria attività, noi ci stiamo preparando anche per celebrare e ricordare i nostri caduti con il centenario della Grande Guerra, ma stiamo anche lavorando perché auspichiamo che nel 2018 che possiamo avere la nostra dunata a Trento. Dalle immagini in quota con l'inaugurazione del nuovo bivacco con l'arcivescovo di Trento al successo della gran festa del Des Montegard nelle splendide riprese di Diego Laurentiis. Gran festa del Des Montegard da record a Primiero. Musica e colori, giovani ed emozioni, sapori e tradizioni di un tempo hanno caratterizzato ancora una volta l'evento. Almeno 10.000 persone hanno preso parte al corteo finale che ha sfilato lungo i principali centri di Primiero. Non si erano mai viste così tante persone ad accompagnare la sfilata lungo i 3 chilometri di percorso, con il passaggio di mucche, asini, cavalli, pecore, animali da cortile, cani, tutti adornati a festa e accompagnati dai loro allevatori e amici, vestiti in abiti caratteristici del mondo contadino. Alla sfilata hanno preso parte anche il corpo musicale folcloristico di Primiero, la banda sociale di Ragoli dalle Giudicarie, il gruppo folcloristico di Mezzano e la compagnia Sciuzzena di Primiero. Un vero e proprio successo quindi anche per gli operatori locali, con alberghi, ristoranti ed agritour al completo nel fine settimana, oltre ai 5.000 pasti serviti nei 3 stand gastronomici allestiti a Tonadico, Imer e Mezzano. Almeno 300 persone hanno preso parte anche all'iniziativa Endì al Maso nel Vanoi, con ottima partecipazione per tutti gli altri eventi di contorno. Un'iniziativa di successo fortemente voluta dagli allevatori locali, che continua a crescere anno dopo anno e si riconferma evento unico per promuovere la montagna più vera. Gli chef primierotti protagonisti del prossimo servizio. Vediamo di che cosa si tratta. Primiero protagonista con i suoi prodotti alle Olimpiadi di Erfurt in Germania dal 5 al 10 ottobre. Saremo presenti in questa importantissima manifestazione, dove saranno presenti 1.600 cuochi di ben 53 nazioni. Noi saremo protagonisti portando dei nostri prodotti, quali i formaggi, le marmellate, la carne fumata e molto altro ancora. E Primiero, penso che sia per Primiero un'opportunità per farsi conoscere oltre confine. Ci sono diverse categorie, dal caldo al freddo, all'artistico, ai giovani, ai meno giovani, c'è di tutto. E c'è appunto la possibilità di confrontarsi con tutto il mondo e vedere le nuove tendenze nell'arte culinaria, insomma. A Primiero siamo più o meno una cinquantina di cuochi professionisti che lavorano principalmente in ambito locale. Cerchiamo appunto di valorizzare al massimo quello che è il prodotto nostro locale, che può essere può partire dalla tosella, dal burro di malga, dalle carni essiccate, affumicate, eccetera, eccetera, e cerchiamo di valorizzarle al meglio. Io nel mio lavoro vedo che sono che i clienti apprezzano molto questo prodotto, e cerchiamo di andare avanti così, insomma, ecco.
Il progetto è puntare principalmente sui giovani e le nuove leve per aiutarli a proseguire su questa strada che vediamo che dà buoni frutti. E come di consueto, prima di salutarci, vi ricordo che questa puntata potrete rivederla anche sul portale della comunità all'indirizzo www.primiero.tn.it, dove potrete anche inviarci le vostre segnalazioni con notizie e informazioni su altri eventi. Ci salutiamo con l'ultimo servizio dedicato a Manolo, la sua passione per la montagna e più di 400 giovani delle scuole locali che lo hanno incontrato. È davvero tutto, ci rivediamo tra 15 giorni, buona settimana. 400 giovani primierotti hanno incontrato il famoso scalatore Manolo all'auditorium intercomunale nell'ambito dell'iniziativa Dolomiti Day organizzata dalla comunità di Primiero in collaborazione con il comune di Fiera e l'Accademia della Montagna del Trentino. Durante la mattinata, dopo i saluti del presidente della comunità Cristiano Trotter e di Iva Berasi, direttore dell'Accademia, i protagonisti dell'evento sono stati i giovani che hanno posto le loro domande al noto arrampicatore in seguito alla proiezione del film documentario Manolo, verticalmente demodé di Davide Carrari e dello stesso Maurizio Zanolla. In serata, proiezione aperta al pubblico e interessante dibattito con i presenti. L'iniziativa Dolomiti Day ha offerto così spunti interessanti sulla visione della montagna, dell'uomo che ha rivoluzionato il modo di vivere la montagna. Manolo è infatti uno dei pionieri dell'arrampicata libera in Italia ed è uno dei volti più conosciuti di questo sport. È stato il primo italiano a salire una via d'arrampicata di difficoltà 8B con la via Ultimo Movimento sul Totodra nel 1986. Ha praticato l'arrampicata in solitaria free solo fino a 8A sul Totodra nel 1992, ma non ha mai voluto partecipare alle competizioni di arrampicata.